Allora, buongiorno a tutti. Questa mattina ci è arrivata una determinazione, la numero 446 del 3 maggio 2024, quindi proprio di oggi, che riguarda la rigenerazione urbana dell'Arena Eleonora Duse, copertura chiusura perimetrale DPCM 4 aprile 2022, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation UE, aggiudicazione in carico di direzione delle strutture all'ingegnere Carlo Zennaro, CUP, eccetera, 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 eccetera. Allora, voi l'abbiamo già pubblicato altre volte sull'Arena Duse, è un progetto bellissimo, importantissimo, che va proprio a riqualificare completamente quella zona. È un progetto che viene finanziato dal PNR e c'è tutta una serie di interventi che devono fare che sono importanti, ed è importante che vengano fatti anche in prestezza, perché altrimenti perdiamo il finanziamento del PNR, quindi sarebbe un ulteriore disastro ai vari disastri. Quindi va benissimo, a nostro avviso, che vengono fatti gli atti per cercare di portare a termine questi lavori il prima possibile. Ma da un punto di vista di informazione, qua ci limitiamo semplicemente all'informazione, dovete sapere che questo Carlo Zennaro, con studio professionale in via Marco Polo, Senato 8A, eccetera, eccetera, a cui vengono affidati questi circa 45.000 euro, c'è poi il netto del, comunque leghiamo anche la delibera, la determina, quindi la potete leggere con calma, è nipote dell'assessore ai lavori pubblici Maria Rosa Boscolo, mi sembra ch'io che sia il detto, che è sempre quella che una settimana prima di passare in giunta con Armelao era quei cartelli, mettiamo ovviamente i cartelli, che questa amministrazione andava tutto a remengo, la città moriva, eccetera, eccetera. Adesso invece che c'è in giunta lei, va tutto bene, madame la Marchesa. Ecco, da un punto di vista legale è tutto nella legge, perché fino, non mi ricordo quanto, ma mi sembra che circa 100.000 euro si può fare l'affidamento diretto, e qua appunto è specificato tutto. Da un punto di vista di opportunità politica, francamente io ho molti dubbi. Nel testo troverete la determinazione, chi vuole leggere se la legge con calma. E lascio a voi fare le opportune considerazioni. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Fratelli d'Italia di Chioggia aveva promesso che avrebbe tenuto sotto controllo l'operato dell'amministrazione all'indomani dall'uscita della maggioranza di governo. Oggi esordisce con un parentopoli in comune a Chioggia, che, magari traendo in inganno, non fa certo pensare a situazioni troppo limpide. Protagonista involontaria della faccenda il nuovo assessore Maria Rosa Boscolocchio, Energia Civica. Due i fatti che Fratelli d'Italia porta alla luce: il permesso a costruire in deroga a firma dell'architetto Dino Zennaro, cognato dell'Achio, inerente a una nuova costruzione in pieno lungomare Adriatico a Sottomarina, nonostante il parere negativo del dirigente dei lavori pubblici, ed oggi l'affidamento di un incarico di direzione lavori da oltre 44.000 euro per un suo nipote, a meno di un mese dall'ingresso di Energia Civica nella nuova maggioranza. Tutto lecito, ammette Fratelli d'Italia, ma una coincidenza assai inopportuna che crea sdegno tra i cittadini e gli addetti ai lavori, preoccupati per una vera e propria parentopoli in città. Fratelli d'Italia si chiede se tutto ciò sia per il bene della città o se questi siano i grandi obiettivi che la nuova maggioranza intendeva raggiungere. Le mille e una notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni le mille e una notte ti augura sogni d'oro. Le mille e una notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia.
Ieri Rivavena sembrava un bel dipinto con un bragozzo a vele spianate lì ormeggiato. Che scena farebbe un bel bragozzo grande e maestoso all'ingresso di Chioggia? Che scena faceva e che accoglienza presentava ai turisti? Non si può non pensare, guardando questo, al bragozzo più rappresentativo della città di Chioggia, quello del museo, affondato dopo allarmi rimasti apparentemente inascoltati. Da circa 3 anni, mese più mese meno, quel bragozzo si trova ai cantieri Cimolin, senza alcun progetto, almeno noto per il momento, per la sua sistemazione. Ci si chiede se dopo 3 anni che il bragozzo è a secco, alle intemperie, al sole, una sistemazione sia ancora possibile. Non è che il legname sia ormai da fare bronze, come si suol dire, sformato in modo irreparabile. Non è che il costo per sistemarlo sarebbe proibitivo e non è che lasciarlo in deposito al cantiere si rischi di pagare e continuare a pagare lo stallo inutilmente se non c'è la possibilità di sistemarlo. Parliamo di possibilità, non volontà, perché siamo certi che la volontà di rivederlo davanti al museo ci sia e forse per questo non si è ancora gettata la spugna nella speranza che si possano trovare i fondi per il suo rimessaggio. Magari da parte di qualche azienda lungimirante o da qualche cordata, come si usa fare adesso. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia. I sottopasso non sono quasi mai decenti, pieni di graffiti, poco illuminati, molto indecorosi. Se poi ci si mettono anche le infiltrazioni d'acqua, la situazione certamente non migliora. Il sottopasso dell'ospedale ne è spesso soggetto, anche oggi ci hanno segnalato la presenza di acqua. Piovana? Forse l'ultima pioggia è stata qualche notte fa, per cui potrebbe anche essere, ma vedendo le pareti e ciò che ci sta crescendo, il problema delle infiltrazioni è abbastanza evidente, tutta l'area però sembra essere nel degrado. L'erba che cresce in mezzo all'asfalto, lasciando al passaggio uno stretto pertugio, indica un poco frequente passaggio da parte di chi utilizza la ciclabile in quella direzione, ma anche dove il passaggio è più frequente, la crescita dell'erba si attiene allo stesso trend. Sappiamo che chi cura il verde non può essere ovunque e che tutte le aree dove c'è erba andranno attenzionate. Ma dove tante piccole mancanze si accumulano, si tende a vederne la somma. Quello che riveste la pavimentazione in alcuni tratti è una melma scivolosa e quello che cresce sulle pareti fa pensare a infiltrazioni a tratti importanti. Non è certamente facile in una città come la nostra avere sempre il punto della situazione per ogni struttura aperta al pubblico. Ma siamo comunque una città turistica, chioggiotti e turisti usano con frequenza la bicicletta, i sottopassi per i cicli ci sono e se non ci sono divieti o situazioni particolari di inagibilità, chi vuole li dovrebbe poter utilizzare in tutta sicurezza e il fondo scivoloso e viscido non la possono garantire. Lasciamo perdere l'erba che prima o poi verrà tagliata e i graffiti che se si tingono le pareti il giorno dopo miracolosamente riappaiono, ma le infiltrazioni e il pavimento quasi sempre bagnato. Possibile che non ci sia un rimedio?
Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.